Sì, io sono Ligabri, oggi siamo qua con un vlog in montagna. Questo è il mio appartamento, no vabbè. Sto con i miei, quindi non è mio appartamento. Allora, partiamo dalla mia camera. Allora, la mia camera è questa qui. Allora, devo dire che non è... diciamo che è una specie di casa che si può affittare. Lo può affittare chi... Solo chi fa parte dei forestali, quindi di conseguenza mio padre ha affittato questa casa per 200 passa euro perché è un forestale e di conseguenza dobbiamo comprarci da mangiare, ma non è tanto un problema, e cuciniamo noi ovviamente, non è un hotel del cazzo. Vabbè, questa è la vista che si vede dalla mia stanza, che poi ragazzi non c'è neanche la TV e internet, quindi fate voi. Comunque questo è il corridoio, ci sono due porte ai lati che non so se riesco a farvi vedere, ma probabilmente sì, lo spero. Lo spero vivamente. Questa è la camera dei miei. Questa è un'altra stanza. Il problema qual è? L'ho chiusa perché... niente, visto che non ci dorme nessuno di noi, quando accendiamo il riscaldamento, visto che qua ci sono una decina di gradi, cioè siamo sui 1000 metri, e siamo in agosto, ma vabbè. Questa è anche la cucina, vabbè. Comunque stavo dicendo, aspetta. Quella stanza lì non la usiamo e di conseguenza niente, non si usa. Poi andiamo qua. Questa è la cucina semplice, schifosa, un cesso. Ci sono le bombole ancora. Vabbè, lì dietro c'è il frigo, non ve ne frega più di tanto. E qua abbiamo la visuale sul campo da golf, dove i nostri amici golfisti fanno il tutorial su come giocare a golf. Infatti come vedete è pieno di palline sotto. E difatti a casa ce n'ho 7-8 perché sono arrivate tutte da sta parte, quindi le ho prese su io. Allora, vabbè, c'è il bagno, pure questo è un cesso, fa culo. Chi se ne frega? Zio, non sono di Gabriel, ma quanto sei bella, mamma mia, appena svegliato. Sono svegliato da mezz'ora. Allora, poi. Vabbè, la visuale ve l'ho già fatta vedere, questa qui. Visuale che si vede è questa. Bella visuale. Siamo in una valle, pian di Calsiglio. Non c'è un cazzo di nessuno, fidatevi, non c'è nessuno. Allora adesso spegnerò la mia faccia per vedere cosa c'è qua dietro, quindi probabilmente non vedrete più la mia faccia, anche perché la telecamera è scarica, come vedete sto registrando, eh? Avete capito? Va bene, andiamo. Attento. Attento. Anche utilizzarlo. Ah, giusto. Però registrando. Ah, bella ragazzi. L'audio si sente da merda, però mi dispiace, non posso farci niente. Qua c'è un'altra stanza. Il bello è che in quella stanza lì di solito c'è il caldissimo, però adesso che c'è un freddo merda c'è freddissimo. Wow. Niente ragazzi, poi qua c'è la soffitta, però non ci sono mai andato di preciso, quindi non so, adesso provo a farvelo vedere. Stiamo salendo. Quindi ragazzi, come avete visto, questa è la casa in cui sto per 4-5 giorni, quindi tornerò subito a casa. Comunque, se state vedendo questo video, sono già stato in vacanza, quindi non dovete proprio preoccuparvi. Io sono già a casa, sto già facendo i mini, state tranquilli, non c'è niente da preoccuparsi. Da Eligabri è tutto. Linea alla foresta. Bella ragazzi. Oh bella ragazzi. Io sono di Gabri. Oggi siamo qua in montagna. Questo pezzo di vlog speciale.
Il posto in cui vivo, il posto in cui dormo, sta a 1000 metri. No. Noi adesso stiamo andando, io e i miei ovviamente, in una caserma, sì, che c'è su, giusto per, cioè nel senso, vai in montagna, vai a fare dei percorsi, no? Questo percorso mi porta su, come vi ho detto adesso, c'è una casetta lì, sono delle panche, un bel posto. E lì ci fermiamo ovviamente, tanto arriveremo lì all'una, mezzogiorno e mezzo. Fermiamo, mangiamo a posto. Questa salita quindi dura 2 ore, un'ora e mezza, due, dipende quanto siete scarsi. E niente, voi direte, raga, vai in montagna e passeggi nelle strade. Allora, il posto in cui siamo, ci sono anche questi sentieri dove si va per le strade e di conseguenza faccio questo sentiero. Oggi è un giorno immaginabile, proprio fantastico, perché non piove e di conseguenza abbiamo voluto fare un percorso che abbiamo già fatto io e i miei quasi tutti gli anni in cui venivamo qua, però che quest'anno sia l'ultimo che venga qua, perché mi sono rotto il cazzo. Basta avere i soldi, tutto in Germania, a Colonia, per 3 mesi, in estate, a fare il culo, a Gamescom, e 3 mesi a cazzeggiare, andare a figa. E niente, volevo fare questo pezzo di vlog giusto per mostrarvi dove sto andando, e poi un vlog esclusivo. Perché non credo che nessuno abbia fatto dei vlog in montagna mentre sali su per, mentre fa delle camminate. Guardate che bel posto. Mentre fa delle camminate sali su per la montagna. Non credo proprio, cioè. Dovete contare che il vlog l'ho fatto anche l'anno scorso. Quindi è esclusiva del tubo di Aligabri. Se voi conoscete altre persone che hanno fatto questi video così, probabilmente ci sono. Però li hanno fatti tanto per, magari vanno su in bici, fanno gli sboroni, si mettono la GoPro in testa e fanno i fighetti. Probabilmente quelli su YouTube ci sono dei video, ma un vlog, fanculo, un vlog dove vi parlo, salgo per la montagna, no, non esistono, stronzi, li ho fatti solo io. Comunque, parliamo del canale, va. Allora, canale va gonfiabile, sono rimasto a 465 iscritti. Magari adesso che guardate questo video ce ne sono molti di più, ma sicuro, anche perché adesso sono in vacanza. E l'ultima volta che ho visto internet, visto che qua non c'è, è stato 3-4 giorni fa, c'erano 364 iscritti. Oh, Eva, scusate. Poca roba da dirvi, stringo subito perché sennò il video dura troppo. D'ora in poi usciranno sempre i video. Come avete già visto, stanno uscendo i video, escono i video, no? Il mio canale è attivissimo. Iscrivetevi se state guardando questo video, se tanto vi interessa. Questo sarà l'unico vlog che farò in montagna, quindi iscrivetevi se volete. Lasciate un like, condividete il video. Io sono Gabri. Ci vediamo prossimo video. Che non sia in montagna. A grande richiesta, questa è una intro provvisoria. Ta na 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 na. Ta na 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 na. Na 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 na. Però come vedete si può andare su internet. Yeah, baby. Mamma mia.
Questa è difficoltà facile. Cioè, io per loro, come su tutti i giochi di merda, dovrei stare riparato. No? Come si fanno a fare delle lobby con i giocatori così scarsi che la squadra avversaria riesce a chiamare 30.000 VSAT?